La giornata di oggi è stata organizzata per spiegare ai cittadini e ai non addetti ai lavori del servizio giustizia quali sono le criticità, le complessità e le peculiarità del servizio giustizia, senza cadere in banalizzazioni e in facili luoghi comuni. Vorremmo spiegare quelle che sono veramente appunto le peculiarità e anche le criticità legate alla mancanza del personale, all'insufficienza delle risorse in termini di personale di magistrati e non, e quindi tutti quelli che sono gli operatori della giustizia, anche gli avvocati. Un'iniziativa per spiegare i problemi della giustizia ai cittadini, ma i cittadini non hanno accolto l'invito e davvero in pochi sono intervenuti all'incontro promosso dall'Associazione Nazionale Magistrati nell'Aura 31 del Palazzo di Giustizia di Firenze. Un'assenza sottolineata anche dal Presidente della Corte di Appello Fabio Massimo Drago, che ha aperto i lavori e ha invitato gli organizzatori a promuovere l'iniziativa magari quando il Palazzo è nel pieno della sua attività, proprio per far toccare anche con mano quali sono le criticità della nostra giustizia, dai tempi lunghi dei processi alla mancanza di risorse fino alla tanto dibattuta responsabilità civile del giudice. Chi sbaglia paga diversamente quando si tratta dei giudici, dappertutto e ovunque, perché in tutti gli ordinamenti considerano la peculiarità dell'atto del giudicare, e questo avviene in tutti i paesi europei. Nei paesi di common law il giudice è completamente immune, nei paesi di civil law nella generalità è prevista un'azione diretta soltanto nei confronti dello Stato, e lo Stato poi si rivale nei confronti del giudice per dolo sempre e in alcuni paesi anche per colpa grave.